Francesco Pintezza è un teologo che insegna, lui preferisce umilmente la sedia più piccola, più comoda, è un teologo che insegna in Brasile a São Bento, dove è riuscito a fare quello che aveva provato a fare in Italia, poi per varie vicissitudini anche tragiche, non siamo riusciti, c'è un istituto di pneumatologia, che è una scienza che riguarda lo studio dello Spirito Santo. E lui passa 6 mesi in Brasile e 6 mesi in Italia. Io gli chiedo sempre di invertire il ciclo perché si rende meglio negli inverni, invece lui passa l'estate, quindi se la gode sempre tanto, e fa questo pendolo. Gli do un quarto d'ora, poi chiaramente risponderà sicuramente. Ed eventualmente domande che sicuramente verranno, magari le riprendiamo un attimino dopo il concerto, così riusciamo a stare un pochino nei tempi. Mi affido a te, Francesco. Sì, grazie. Scatto il cronometro, tac, via. Scatto il cronometro, sì. Direi che trattare dell'argomento che voi vedete qui, io sono nel limite di 15 minuti, è un'impresa che è al limite, direi, del possibile. Gli sforzi non mancano, non sono mancati di proporre questa tematica nel modo più semplice, più sintetico. Mi riferisco all'uscita di un volumetto avvenuta proprio ieri presso una tipografia Fanese, anzi sono 2 libretti e potete riconoscere lo stesso titolo, Io sono, sottotitolo è La riscoperta del nome ineffabile. Il secondo volumetto è Io sempre io sono, perché questa sarà una collana, una piccola collana di testi denominata Teologia dell'Io sono. E il secondo volumetto è bello già un po' così, che ci conduce un po' nel grande problema della interpretazione di quello che fu l'oggetto della rivelazione sul rovetto, ossia per l'espressione, letteralmente nel testo ebraico, sono colui che sono. Ecco. Bene, quindi il secondo volumento è dedicato un po' alla questione interpretativa ed è intitolato in modo un po' suggestivo Io sono il buio di troppa luce. E c'è un'immagine di Raffaele, che la figura Mosè, appunto, che si copre il volto dinanzi a questa rivelazione. E la fatica dell'interpretazione. Qui appunto, ripeto, c'è uno sforzo, direi, quasi estremo di sintesi, ecco, perciò vi do lettura della breve presentazione di questi testi. Teologia dell'Io sono è una collana di piccoli testi fatti per dire cose grandi. E che cosa di più grande ci presenta la scrittura se non, virgolette, il nome che è posto al di sopra di ogni altro nome, citazione di Filippesi 2:9. La collana è fatta dunque di piccoli passi per giungere ai piedi di quel rovetto ardente sul quale ebbe luogo la, vorrei sottolineare l'articolo determinativo, la rivelazione per eccellenza, più basso, per eccellenza. Il significato di quella rivelazione non cessa di stupire, associando l'estrema povertà espressiva, sono colui che sono, ad una ricchezza che appare sempre più inesauribile e inattingibile. È su questo sconfinato orizzonte che la presente collana si propone non più che puntare il dito. Ecco qui, dunque. Bene, 2 parole, tanto per cercare di introdurre un po' l'argomento. La domanda più ovvia è: ma che cos'è? Che cos'è l'Io sono? Che cos'è? Che cos'è? Direi che da un lato si può rispondere così, è l'espressione più semplice, più comune, più innocente del linguaggio umano. Io sono Padre Dario, io sono Giovanni, io sono Francesco, io sono buono, io sono cattivo, uno di speciale. D'altro lato, per chi è un po' familiarizzato con la scrittura, credo che lui sappia bene qual è il peso di questa espressione.
Basti pensare a Gesù quando lui osa proporsi in questa identificazione. Succede di tutto, ma quello che succede in forma così costante è una reazione di violenza. Pietre, lapidazione, bestemmia. Che cosa ha detto di speciale? Io sono. Tanto che le nostre versioni bibliche di uso comune, di uso liturgico, sembrano non riconoscere la proprietà del testo greco, perché il testo greco non perdona. Ego eimi. Quando Gesù pronuncia ego eimi in forma assoluta, sono drammi, succede di tutto. Andate a vedere, ma sono io. Arriva Giuda con i soldati, chi cercate? Ah, Gesù di Nazareno. Ecco eimi, pronto, i soldati stramazzano la terra. Voglio vedere, per i nostri testi, sono io. Come dire, lei, signor Mario Rossi, sono io. Semplice titolo di identificazione psicologica. Ben altro. Ecco dove sta un po' una peculiarità veramente, direi, unica di questo nome divino. Cioè, ha l'apparenza dell'innocenza, no? Della poca significanza. Ben per il contrario. Dunque, sì, è interessante, mi pare che anche sono riuscito a introdurre, ma veramente questo testo qui, ripeto, è un piccolo grande concentrato. Chi segue con queste cose sa che c'è una collana, peraltro fu l'oggetto della tesi di dottorato a suo tempo, la rivelazione sul Roveto, ma è evidente che non posso proporre facilmente un testo di quasi 400 pagine. Ne sono venuti altri e ho puntualmente ricevuto il riprovero da parte dei miei amici, colleghi molto amabili, insomma, smetti per favore di fare questi testi così difficili. Bene, io ho preso in considerazione le lamentele e finalmente mi sono convertito. Ed ecco qui ho avuto l'esordio di questa mini collana, di mini testi, non più di 25 pagine. Ma c'è un impegno d'ora in poi di semplificazione e quindi di testi piccoli, credo anche facilmente leggibili e comunicabili. Bene, quindi, se c'è un aspetto che mi piace rilevare, che dato che si tratta di una piccola sintesi, senz'altro vorrei introdurre, è quella che io direi la coerenza dei due testamenti in riferimento proprio all'io sono. Perché? Perché, come peraltro è riconosciuto, almeno teoricamente è riconosciuto da tutti gli esegeti, la rivelazione sul Roveto Ardente, ossia la rivelazione del nome, è considerata il grado supremo di rivelazione del Dio dell'Antico Testamento. Per una semplice ragione, di carattere ermeneutico, che nella concezione, nella cultura ebraica, il nome è significativo di essenza. Dimmi come ti chiami, ti dirò chi sei. Il nome non ha maschere, il nome vero, il nome essenziale. E se uno rivela il suo nome, il nome essenziale, si espone al rischio che qualche malintenzionato, a quel tempo qualche mago, prendesse, come dire, usasse del tuo nome per finalità, diciamo, offensive, quelle arti magiche che usavano a quel tempo, no? Quindi poteva esporsi veramente a un grave pericolo. Boh, a quanto pare la rivelazione sul Roveto è una rivelazione essenziale, pertanto se c'è un punto verso il quale occorre sicuramente volgere il nostro sguardo è appunto questo che avvenne sul Roveto Ardente. Allora, dicevo, la coerenza viene dal fatto che se è riconosciuto, direi proprio unanimemente dagli esegeti, che questo rappresenta il grado supremo di rivelazione dell'Antico Testamento, lo stesso vale per il Nuovo Testamento. E voi direte come, in quale modo, perché non c'è più la rivelazione del Roveto Ardente nel Nuovo Testamento. Sì, è vero, non c'è più. Ma c'è Gesù che si propone in questa identificazione, per meglio dire, lui osa proporsi in questa identificazione, e quando lo fa abbiamo visto la reazione è sempre quella violenta.
per gli ebrei lapidazione, infatti se avete presenti i vari testi nei quali la reazione immediata dei giudei è di prendere pietre per lapidarlo. Quindi lapidazione se fosse per gli ebrei, crocifissione se fosse per i romani, e di fatto non ci arrivava la croce. Solo che è strano, ma quello che non si sa bene è proprio la ragione per la quale Cristo è finito sulla croce. Se io lo chiedo, la risposta generica è: volevo farsi Dio. Sì, è vero, ma come? Come? Questo un po' sfugge, un po' manca, direi proprio anche alla così impegno menetico. Gesù si propone come Dio semplicemente proponendosi in questa identificazione, semplicemente con il declamare ego e mi in forma assoluta. Perché ci sono, e qui è Giovanni il teologo per eccellenza dell'io sono, ci sono, io direi, declamazioni dell'ego e mi in forma assoluta, io sono, e tanta è la potenza di quell'identificazione che appunto succedono sempre dei guai, e ci sono altre forme, diremo, predicative. Io sono la luce del mondo, io sono il pane di Gesù del cielo, io sono la porta del pecore, eccetera, eccetera. Tuttavia, ecco, la forza maggiore è senz'altro nella predicazione dell'ego e mi in forma assoluta. E quando lui lo fa, risulta, direi con una certa evidenza, perlomeno posteriori, che lui intende in questo modo declamare la sua identificazione nella natura divina. E c'è un altro aspetto, anche la sua identità messianica. E questo risulta evidente, se non ancora qualche minuto, nel dialogo di Gesù con la Samaritana, nella parte conclusiva, quando questa donna molto sagacemente riesce finalmente a offrire a Gesù lo spunto perché lui dia una risposta. Quando lei dice, così un po' delicatamente, so che il Messia deve venire, quello che è chiamato Cristo, quando lui verrà ci rivelerà ogni cosa. Ego è in me, la risposta, io sono, virgola, o l'alo, sorry, quello che parla a te. C'è qui appunto la risposta relativa alla questione dell'identità messianica, che una volta ancora si pone e si propone nell'ego è in me. Ma ahimè, i nostri commentari, le nostre traduzioni sembrano ignorare completamente, sono io quello, quello che parla con te. Dunque. Quindi, in questi volumenti, perché così piccoli, comunque toccano un po' questo punto dolens anche delle nostre traduzioni. Io ho visto anche nella mia facoltà alcuni alunni, Prato Verdettini, uno di loro ha detto: beh, no, io non vado a leggere durante la liturgia pasquale dei testi con quella traduzione. Ha fatto lui la correzione e poi ha letto pubblicamente i testi con quella, e la gente è rimasta un po' stupita. Beh, dopo tutto, se è verbum domini, direi che è coessenziale alla natura del verbo domini, è una forma di incisività. La parola lascia un segno quando è autentica, quando è vera, quando è declamata nella paresia. La paresia è un'altra virtù della parola. La paresia è un parlare con chiarezza, con fermezza, con incisività di una parola che lascia il segno. Si oppone la parola, quelle parole cosiddette oziose, del quale Gesù parla quando dice: gli uomini dovranno rendere conto di ogni parola. Aergos, il greco è aergos, una parola senza forza operativa, una forza che scorre e lascia, non senza lasciare nessuna traccia. Questo è un po' un limite, una malattia della parola. Bene, il verbo domini è qualcosa che lascia il segno, una spada che incide. È nulla di più incisivo se non la declamazione dell'ego e il niente. Dunque, quante altre cose? Quanto tempo ancora? Pochissimo! Però ti dico io, ti do un punto. Se in questi pochissimi minuti che ti rimangono, due te li recupero che adesso lo mando io. Ci spiegavi, ma brevissimamente, il sonno dell'io sono. Ma brevissimo, proprio sinteticissimo. Questo è tutt'altro, è un punto decisivo della questione ermeneutica. E io prevedevo di trattarne, anzi sto lavorando al terzo volumetto. Il terzo volumetto avrebbe come sottotitolo La voce e la sua risonanza. Quindi entriamo in un argomento che peraltro mi sembra potrebbe offrire anche così una
come ben detto, un riferimento alle scienze fisiche, eccetera, eccetera, la questione della risonanza. Chiaro che io le tratto dal punto di vista teologico. La questione della risonanza è uscita fuori come chiave di lettura interpretativa, mi permetto di dire di una certa novità, anzi di tutta novità, perché discutendo con quel lavoro di tesi di laurea ho esaminato un po' tutte le varie proposte interpretative che furono offerte a quella semplice dichiarazione dell'ebraico Eye, Asher, Eye. Vedete, due termini uguali. Sono colui che sono, oppure può anche essere tradotta sono ciò che sono, cioè un pronome relativo invariabile può avere valore personale come valore impersonale. Generalmente direi che la versione latina è la più fedele, o comunque la più semplice, perché rispetta anche la struttura. Sono tre termini, dei quali due sono uguali, alla nostra vista sono uguali. Ahimè, la traduzione greca ha aperto un po' una via non proprio, ossia tradotto, si comprende con il contesto culturale greco-ellenistico, io sono colui che è. Bella traduzione, molto così, molto semiosa un po' della filosofia greca, ma non è più quella fedele. Quella fedele è sono colui che sono. Bene, per andare velocissimamente un po' ad un cenno di risposta, ma nel caso, ripeto, potrebbe essere un argomento che tratteremo. Come i mondiali di calcio, sì, hanno dato i 3 minuti. Ecco, pronto, sto arrivando, ci sono in tempo, no? Come è uscita la questione ermeneutica alla fine di quella che fu la mia tesi, il punto di laurea, tra l'altro fu approvata, arrivò addirittura, tu sai di chi, un'approvazione, mi pare che quello che adesso io vi propongo non sia fuori luogo, non sia una eresia. Mi pare che forse pensò così, ma se devo dire, se c'è un certo Joseph Ratzinger che è intervenuto, posso stare in pace. Bene, la chiave di lettura generalmente viene dedotta dal contesto, se voi esaminate, ma è generalmente il contesto che viene assunto, un contesto storico. Perché siamo lì, in quella situazione storica, il popolo ebraico che è soggetto a... No, servitù, soprusi, eccetera, e questo Dio si rivela a Mosè proponendosi come un Dio che vuole aiutare il popolo ebraico. Dunque, quella espressione dovrebbe avere questo significato: io sono colui che sono vicino a voi, pronto per aiutarvi ad uscire dalla servitù. Un Dio che in qualche modo professerebbe la sua vicinanza al popolo di Israele. Bella, ottima interpretazione, ma non è fondata, perché non c'è nulla che dica io sono con voi, io sono vicino a voi, io sono, e finisce così. Dunque critica anche a questa terza proposta interpretativa, che peraltro è quella più accreditata dalla moderna esegesi. E allora come facciamo? Allora io ho detto, beh, insomma, dai, stiamo facendo che cosa? Un lavoro di quale disciplina? Teologia, beh, dobbiamo cercare il contesto teologico, mi pare, che questo sia doveroso, oltre che connaturale. Andiamo un po' alla ricerca nell'ambito della scrittura, perché c'è un detto semplicissimo che occorre anche ricordare, che la scrittura deve essere interpretata con la scrittura, ossia con quelle categorie concettuali che sono proprio della scrittura, no? Allora, io ho cominciato facendo una ricerca di le altre riprese di quella famosa rivelazione del rovetto ardente e nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Vediamo come è riformulata quella stessa rivelazione. E ho notato una cosa molto semplice, che c'è un concetto che ricorre costantemente e che a quanto pare presenta valore interpretativo. Mosè parlava e, dice così un testo del Deuteronomio, Elohim rispondeva a lui, col in voce, non con una voce, in voce, quindi con valore qualitativo essenziale. E avanti così, trovi sempre questo concetto di fonè, sia nell'Antico, persino nel Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli riprendono la rivelazione del rovetto e introducono, poi fatta, fonè, chirio, voce. Bene, per farla ancora più breve, ok, quindi
quindi diamo per scontato che è risultato un concetto interno all'ambito concettuale biblico che presenterebbe almeno valore interpretativo in rapporto alla quella rivelazione del nome divino. Bene, cominciamo allora. E ieri, nel testo ebraico, che cos'è? Sono una affermazione, direi, con forza, con potenza, un'emissione di voce, una fonè, un'emissione di voce. Bene. E se il primo termine è un'emissione di voce, che cosa rappresenterebbe l'altro termine che è uguale? Una cosa molto semplice, che tutti sanno, che cosa avviene se noi gridiamo con voce potente di fronte a una parete rocciosa. Risonanza. La risonanza. E qual è la natura della risonanza? Che... Se lei dice mamma, cosa ritorna papà? No, ritorna la stessa parola. Ritorna la stessa parola. Quindi l'eco è la stessa parola di quelle. Però c'è un unico aspetto differenziale. Il ritardo. Che è in tutto uguale alla sua origine, cioè alla voce, tranne nel fatto di essere generata, di essere riprodotta. Quindi è un fenomeno di riproduzione e questo è l'unico aspetto differenziale. Bene, questo è possibile, diciamo pure, a condizione di rispetto incondizionato di quell'espressione dell'ebraico, giustamente Yeh Asher Yeh, nella quale i due termini sono uguali. Sono uguali e sono speculari, uno è specchio dell'altro. Quindi è risultata come primo dato interpretativo questa chiave di lettura, voce risuonante nell'eco di voce. Questa è soltanto un inizio, direi che è una chiave di lettura interpretativa appropriata. Non solo, ma poi ce ne sarebbe anche un'altra. Mi dai tempo? No, non più. Abbiamo no. Sì. Un minuto, beh. Anche qui bisogna fare un passo indietro, e un po' considerare nel tutto l'ambito della scrittura un po' i caratteri propri dell'esperienza teofanica. Se noi osserviamo un po' le varie, così, cioè sono varie nell'Antico Nuovo Testamento, le esperienze teofaniche, pensate a San Giovanni nell'Apocalisse, per esempio. Quando lui comincia, comincia come? Lui dice, e vidi e udii. Bene, c'è questa costante, l'aspetto visivo e l'aspetto uditivo, che caratterizzano l'aspetto esperienziale della, appunto, dell'esperienza biofanica. È una costante. Beh, a suo tempo, proviamo anche questa di riferirla alla espressione del nome divino. Bene, ci siamo già con il concetto di fonè che esprime appunto l'aspetto uditivo, il sentire. Ma c'è un ulteriore aspetto, l'aspetto visivo. Allora, io non ho qui con me l'espressione, comunque potete immaginarla, tre termini, eie, asher, eie, dei quali due uguali, perfettamente uguali. Allora, se dal punto di vista dell'audizione abbiamo trovato questa chiave di lettura grazie al concetto di fonè di voce, proviamo adesso a osservare quella stessa espressione e leggerla dal punto di vista visivo. E ci domandiamo che cosa rappresenta dunque il primo eie dal punto di vista della visione. Cosa semplice. Una cosa intanto in quanto è oggetto di visione è una figura. Una figura. Meglio sarebbe meglio il greco, cioè eidos o anche in latino species. Comunque una figura. Io vedo voi, io sto vedendo la sua giovola, vedo una figura. E se il primo termine è dal punto di vista di una lettura sul piano visivo è una figura, che cosa rappresenta l'altro termine che è uguale alla nostra vista? Un'equazione. Dal punto di vista visivo? È uno specchio speculare. Suppone lo specchio, ma che cos'è? È una simmetria. Una simmetria. Una parte.
Fredita, chi l'ha detto? È molto semplice, è un'immagine. Yes. Quella che si produce nello specchio è un'immagine. Quindi, dal punto di vista visivo, abbiamo una nuova chiave di lettura che mi credo avrebbe molto meglio. Vero? Eidos che si rispecchia nell'eikon, ossia la figura che si rispecchia nella sua immagine. Vedete? Di nuovo, dal punto di vista della visione, si ripropone questa chiave di lettura, una volta ancora, a condizione di rispetto di quell'espressione. Per esempio, la versione greca dei 70 non può più fare questa lettura perché ha cambiato a secondo termine. Io sono colui che è, cade la struttura, cade la simmetria, quindi cade la possibilità di lettura. Bene, chiudo. Bene, di qui in avanti potete forse sospettare, immaginare i possibili sviluppi che possono venire. Ed è di questo che noi, con la nostra teologia, ci occupiamo. Un applauso a Francesco. Bravissimo. Non è male, ha parlato anche la poesia di Cosmo. C'è stato un tentativo, oppure essere sforato un po'. Stai controllando, mi raccomando. Senti, mentre ringrazio anche il bagno e sua moglie che sono venuti, chi alza la mano per favore, che devo telefonare al ristorante e dire quanti siamo. Padre Chieri, se intanto si accomoda qui.